Al di là di tutto questo, c'è un altro aspetto che secondo me desta preoccupazione. C'è manifesto un ritorno al primato non della politica, ma dei partiti. E non dei partiti. Ecco, questo di comitato di conciliazione è un po' sì. Al vertice di maggioranza della Prima Repubblica? Non direi. Mi pare perché che no? No, perché i vertici di maggioranza erano organismi che si riunivano di tanto in tanto quando c'erano delle crisi di governo. Semmai dovrebbe essere l'equivalente del consiglio di gabinetto che ci fu in alcuni governi, per esempio che nel governo Craxi. È una legge, no? Il consiglio di gabinetto, mi sembra. È una normativa, credo, della presidenza del consiglio. Questo avrebbe un senso se. E invece qui no, sono le istituzioni, il governo stesso che è espropriato e il potere che viene tolto al governo viene attribuito a un consiglio di conciliazione che ricorda molto i guardiani della rivoluzione in Iran, cioè là dove c'è un potere teocratico in capo poi a due persone, i segretari dei due partiti, che dirimono eventuali controversie in un impasto tra Parlamento, perché ci sono i capigruppo, il ministro competente, non mi ricordo se c'è anche il Presidente del Consiglio, ma è trattato con una certa sbadataggine qui il Presidente del Consiglio.